al via la bonifica del quartiere Ciambra di Gioia Tauro con personale specializzato e adeguati mezzi. In particolare, in programma vi è la sistemazione della rete fognaria delle acque bianche che versavano in totale stato di abbandono, la rimozione dai seminterrati di circa 20 edifici popolari dei reflui fognari di cui erano invasi, ma anche la rimozione mediante mezzi meccanici di rifiuti che erano disseminati per il quartiere. Nel quartiere Ciambra da circa 30 anni vivono centinaia di persone, prevalentemente di etnia rom, in condizioni di grave degrado. Attualmente nel quartiere abitano circa 220 individui, di cui 60 bambini, che vivono in condizioni disumane in 20 edifici popolari mai completati. Il tutto è aggravato dalla presenza di cumuli di rifiuti, alti fino a 3 metri. Le nostre telecamere sono state proprio nel quartiere di Gioia Tauro a sentire a che punto sono i lavori di rimozione. Siamo attivati dalla Regione Calabria da ormai una settimana circa. Stiamo facendo sui lavori anche con la collaborazione dei cittadini della Ciambra e loro sono anche volontari comunque sempre della Protezione Civile che stanno facendo questi lavori qua con i collegamenti delle fogne. Più c'è uno sburgo che stiamo tirando tutto aspirando l'acqua. Noi abbiamo un'unità che è stata prestata dalla Regione Calabria, dal professor Tanzi, dei mezzi meccanici come un bobcat e un camion che stanno ripristinando un pochettino il paese con la spazzatura, a prescindere dalla Ciambra. Nello stesso tempo noi, come Protezione Civile di Gioia Tauro, con modulo antincendio, abbiamo il cloro al 90%, quindi facciamo anche la disinfettazione subito dopo che vengono tolta questa spazzatura. Stessa cosa nei condomini, la stessa cosa nel quartiere Ciambra, quindi bene o male ci stiamo dando da fare volontariamente tutti quanti perché ci teniamo. Questi cittadini sono con voi? Sono tutti con noi, anche i ragazzi della Ciambra stesso stanno collaborando parecchio perché ci stanno dando una mano. Quindi c'è una sinergia anche con... Sì, anche loro ci stanno dando una mano con lo scarto dell'ingombrante, separando l'ingombrante dalla spazzatura. Qualcuno si lamentava, una signora prima diceva che da un lato la togliete e dall'altro lato l'andate a rimetterla. Allora, se dobbiamo sentire tutti qua, purtroppo ci sono i cervelli di fuori, quindi non qua si lamentano tutti, anche se facciamo o non facciamo, perché cultura non so che cos'è. La cosa è che ovviamente se saltiamo da una parte all'altra significa che c'è un'emergenza da una parte all'altra, quindi dobbiamo abbandonare una cosa che magari ci vuole il suo tempo e quindi ripristiniamo magari un'area che è più urgente per noi. Eravamo abbandonate del comune di Gioia Tauro perché c'è 30 anni che abitiamo qui, non hanno fatto mai niente completamente. Qualsiasi sindaco che è andato a amministrare questa città? No, qualunque tipo di sindaco che è andato al comune di Gioia Tauro non ha fatto niente completamente, niente, zero totale. Venivano qua per i voti solo? No, non solo questo qua, perché noi non è che siamo dei stupidi, perché noi dobbiamo votare. Vi promettevano che è una cosa nostra, per una cosa che uno dice sì, dobbiamo cambiare di qualcosa, perché poi c'è una cosa, io devo dire una cosa, tutto ammasso così no, non si può abitare. Devono cambiare le persone, ci devono dividere se vogliono cambiare le persone, anche per i bambini, anche per noi stessi, perché così non si può andare avanti. Quindi state prendendo quelle fogne che stiamo... Sì. Quindi la mandate direttamente nello scarico della fogna. Sì. Quindi fa questo passaggio, questo autobot. Prende da lì e la manda... Sì, la manda alla vendita. Sì. Poi di qua va tutto l'acciaio. Da quanti tempi è che operate qua con questo mezzo? Qua? Come? Da quanto tempo è che operate qui con questo mezzo? Esatto. Tutti i giorni siete qua? Sì. La Protezione Civile o il Comune? No, questo qua è privato. Ah, privato.